questo governo sotto dimissioni ci ruba l'ennesima promessa, speriamo sia l'ultima. Cosa succede? Sappiamo tutti che negli ultimi anni il mercato edile è in grossissima crisi, si è salvato grazie alla stampella della detrazione fiscale sugli interventi di riqualificazione e ristrutturazione. Sono stati fatti centinaia di migliaia di interventi grazie alla detrazione del 65%. È per questo che io da anni mi ero impegnato per stabilizzare questa misura e c'ero riuscito ad aprile di quest'anno con una mozione votata all'unanimità, quindi da tutto il Parlamento, che stabilizzava fino al 2019, fino alla fine del 2019, appunto questa detrazione fiscale. Il governo ha fatto proprio questo impegno pubblicamente in tutte le sedi, vedete tutti gli articoli di giornale, ne faccio vedere solo alcuni, e addirittura all'annuale conferenza di Confedilizia il vice ministro Morando, con me presente, ha detto testualmente: in questo modo l'incentivo si trasformerebbe in una vera e propria misura anticiclica in grado di spingere il mercato dell'edilizia e invertire il circolo vizioso causato dalla crisi economica e dalla riduzione degli investimenti. Per cui è lo stesso governo a dire: questa è una misura nazionale anticiclica, va stabilizzata la detrazione fino per alcuni anni. E invece cosa succede? Tra poco, oggi, votiamo questa legge di bilancio e come vedete dal documento ufficiale, la promessa non viene affatto mantenuta. Ancora una volta la detrazione fiscale viene prorogata di un solo anno. Quindi alla faccia di tutta la programmazione che avremmo potuto fare, alla faccia di tutto quello che il governo ha detto in questi mesi. Ecco, ulteriore problema è quello dell'incapienza fiscale, molti soggetti non hanno la capacità di detrarre queste spese dal proprio reddito e quindi si è pensato a un meccanismo di cessione del credito. Bene, in questa legge di bilancio il governo mette la possibilità di cedere al credito, ma non alle banche, non agli istituti di credito, che sono loro il principale veicolo, mezzo, strumento con cui si potrebbe fare questa cessione. Quindi è stata fatta malissimo anche in questa circostanza questa legge di bilancio. Io avevo presentato un emendamento per correggere questa struttura. Non c'è stato il tempo di discuterlo, quindi rigettato anche questo ennesimo emendamento di buonsenso che poteva dare un reale impulso al mercato edile che sappiamo essere agonizzante. Ecco, speriamo davvero che questa sia l'ultima promessa non mantenuta da questo governo.